Signori cari, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere, come avete avuto modo di osservare sia dall'anteprima che dal drone presente qui sopra, un nuovo prodottino che secondo me può essere molto interessante per quanto riguarda i regali di Natale. E sempre dal titolo del video è possibile vedere che questo oggi propongo un giveaway. Giveaway nel senso in cui, cioè, si chiama concorso, ma giveaway bella e buona, in cui metto a disposizione proprio questo drone che andrò a recensire in questo istante a tutti coloro che seguiranno alcuni passi. I passi sono molto semplici, sono gratis, ve l'assicuro, e saranno tutti quanti scritti giù in descrizione. Volendo fare una piccola ricapitolata di cosa bisogna fare, bisogna andare a iscriversi al mio canale attivando ovviamente la campanellina delle notifiche e condividere questo video. Tutto questo poi, una volta fatta questa cosa, bisognerà fare lo screenshot e inviarlo all'indirizzo email scritto qua giù in descrizione. Una volta che è stato inviato lo screenshot, ti verrà assegnato automaticamente un numero. Questo numero poi verrà estratto il giorno ultimo dell'estrazione, della fine del concorso, diciamo, che è il 31 dicembre. Quindi abbiamo vari giorni per poter raccogliere più iscrizioni possibili. Quindi, come dice anche il caro Merluzzo, zio, parente, cugino, nipote, qualsiasi persona può essere iscritta al mio canale. È il 31 dicembre con un algoritmo e sarò un numero. E sarò un numero a caso, e a quel numero sarà associata la persona che mi avrà inviato lo screenshot e gli invierò questo drone. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Per qualsiasi dubbio scrivetelo giù nei commenti. Ma detto ciò, vediamo un pochettino di cosa stiamo parlando sostanzialmente. Sostanzialmente stiamo parlando di un drone giocattolo. Giocattolo in quanto chiaramente il pubblico al quale è rivolto è quello dei bambini. Qua mi pare che sia scritto dai 14 anni in poi, diciamo, però sostanzialmente l'età della pubertà. Il fatto che sia molto interessante, secondo me, è dato proprio da tutto il concetto che ci sta dietro. Chiaramente non è dotato di telecamera, non è dotato di estreme funzionalità tipo il GPS, eccetera, eccetera. Non c'ha l'applicazione, non si può collegare al telefono. Ma Lutens Ghost tiene la possibilità di essere utilizzato in casa. In casa che Boris, siccome adesso siamo in periodo di quarantena, stiamo comunque costretti a stare in casa, fare i primi passi in tutta sicurezza, perché farò vedere che è un bel dispositivo corredato da vari sensori che un po' aiutano la sicurezza, secondo me non è male. Ma partiamo dalla confezione. Oltre al drone e al radiocomando, chiaramente sarà presente un cacciavite per poter avvitare e svitare quelle che sono le vitine, per poter andare a mettere pila all'interno del radiocomando, delle eliche di riserva, un bel comparto formato da tre batterie che durano 10 minuti l'uno, quindi avremo un totale di 30 minuti di volo, chiaramente un libretto di istruzioni e due caricatori per poter caricare contemporaneamente due batterie. Batterie che poi sono queste qua, ma parli che le botticelle che si sparano a capodanno, ed è molto facile andarle a cambiare o comunque a mettere, perché nella parte inferiore, quindi sotto la pancia di questo drone, basterà aprire il comparto, attaccarci il filetto e subito il gioco è fatto. Il gioco è fatto, sì, perché comunque sostanzialmente per accenderlo basterà premere il pulsantino di accensione. Possiamo vedere che una volta premuto il pulsantino i LED si andranno ad illuminare. Ricordatevi che il lato rosso è avanti, il lato verde è indietro. Radiocomando che poi andrà collegato direttamente al drone, potendo fare semplicemente il tasto di accensione, andando a mettere verso il basso e verso l'alto i comandi, e ci sarà la prima connessione che potete vedere perché le luci sono diventate fisse. E qualora vogliate calibrare, basterà semplicemente mettere tutte e due le livette nella direzione in basso a sinistra, vedete che ci sarà un lampeggiamento di lucine per la calibrazione, così analogamente anche in basso a sinistra. Forse l'ho fatto al contrario, ecco, sostanzialmente adesso il drone è pronto per volare. Il drone poi inoltre è fornito da dei sensori infrarossi, perché dicevo che questa è sicura rispetto agli altri, è fornito da dei sensori infrarossi che ci consentono di non andare a impattare con delle superfici, perché qualora si avvicinasse ad una superficie il sensore infrarosso rileverà la superficie e ci allontanerà nella direzione opposta. I sensori infrarossi sono 4 e sono presenti nei 4 lati, si possono tranquillamente vedere, non so se si riesce a vedere, però stanno là. Ma la cosa pure carina, secondo me, è il fatto che le eliche sono completamente coperte, quindi anche se vogliamo metterci la mano, un dito, comunque andare da qualche parte, non ci sarà il problema di tagliarsi, cioè tagliarsi sul lama, però diciamo essere pericolose, ecco, mettiamola così.
Ora, una volta fatto l'accoppiamento, possiamo partire in diversi modi. Senza che vi faccio troppe pippe per quanto riguarda i dati comando, perché sono semplicemente pochi comandi. Vabbè, diciamo che va a citare anche cose su questo, ma volevo vedere come funziona o non funziona, perché poi ovviamente uno si scoccia di vedere il video se non vede in azione. E proprio per questo mi sono preso su coso la telecamera, che andrò a riprendere quindi in contemporanea sia il mio viso mentre starò girando questo video che il drone, così vediamo un pochettino come si comporta in una stanza attivando e disattivando i sensori. Perché? Perché la cosa che vedete, la cosa che a me è piaciuta ma non è piaciuta è l'idea dei sensori, però forse l'implementazione è un ni, nel senso che lo faccio vedere. Ecco, chiaramente sono consapevole di risultare inguardabile con questa telecamera in testa, però vabbè, faccio sacrifici anche sotto questo punto di vista, ma diciamo, facciamolo partire. Faccio prima l'accoppiamento, però niente di... ci accoppiamo, facciamo la calibrazione così e così, e facciamo partire con questo pulsante. Facendolo partire con questo pulsante potete vedere che adesso decolla e si sbatta anche là. Perché sbatti un po' di là? Allora, un momento. Ecco, qua siamo in attenzione. Allora, sostanzialmente, come avete avuto modo di vedere, il drone è andato un pochettino subito al mio lato destro. Perché? Perché sostanzialmente ha avvertito che alla sua sinistra si trovasse un ostacolo, e quindi questo ostacolo ha fatto sì da attivare i sensori a infrarossi. Quindi sensori a infrarossi che sono sì una bella idea, ma io lo metterei nelle pecche perché non sono implementati proprio bene. È in ambiente, diciamo, abbastanza largo, un salone, funzionano bene, ma in una stanzetta piccolina sono ingestibili. Diciamo, faccio vedere subito come non riescono a essere gestibili. Attualmente mi sta rilevando, quindi lui cerca di andare a rovare. Diciamo che... aiuto. E... mannaggia. Come avete avuto modo di vedere, negli ambienti piccoli no, non si fa. Ok, diciamo, se non siamo nella modalità in cui andiamo a attivare i sensori, riusciamo benissimo a utilizzare i comandi, dove ovviamente, io ve li ripeto, ma avanti, con la letta destra si va avanti, indietro, destra e sinistra, in modo lineare. Se vogliamo girare, si utilizza la levetta di sinistra, quindi girando in maniera su se stessi, insomma, lo potete vedere dalla telecamera. Mentre qualora volessimo andare ad alzarci, abbassarci, sempre con il joystick sinistro sopra e sotto, e ci alziamo e abbassiamo. Sostanzialmente io lo trovo veramente molto semplice, e il fatto che ci siano questi copriediche mi dà tanta sicurezza, perché pure se io lo vado a toccare, come vedete, non ci sta nessun tipo di pericolo. Poi la stabilità che è molto buona, come potete vedere, insomma, si comporta bene, perché al di là del vento che disturba un po' se stesso, io credo che sia anche un sensore barometrico che ci darà un pochettino l'altezza rispetto a quella che è il suolo, comunque le superfici, quindi si mantiene abbastanza bene. Io infatti non ho nessun tipo di problema di pilotarlo, mi trovo, anzi mi diverto anche tantissimo, non so se riuscite a vederlo, molto molto maneggevole. E chiaramente il fatto che abbia queste lucine mi piace tantissimo perché nel buio, insomma, si crea un bel effetto. Diciamo che sostanzialmente credo che per avere un peso molto molto lieve, per avere copriediche, per avere sensori, secondo me può essere veramente molto adatto da regalare a dei bambini, magari questo Natale, o magari, perché no, tentare la fortuna per poter accaparrarsi questo. Questo che poi sostanzialmente, come penso sappiate, ora volessimo atterrare, premiamo sempre questo tasto e possiamo atterrare in tutta sicurezza. Ma vediamo un pochettino come si andranno a comportare i flip vari. Ah, poi tra l'altro, volendo decollare, si può decollare anche soltanto con la levetta. Per vedere i flip, non so se si riescono a vedere, ve li faccio vedere prima con questa telecamera mia, diciamo, che c'è in fronte. Tenendo premuto questo tastino e girando la levetta sinistra nella direzione, no, destra, ho sbagliato, nella direzione che noi vogliamo, premendo, ecco qua mi fa il flip. Oh, perché ovviamente era un po' troppo basso, diciamo, però possiamo vedere adesso, ce l'abbiamo un pochettino,
clip a sinistra, la giappata delle camere, poi su troppo forte. Allora, siamo calmi. Ora, alziamoci, flip in alto, ecco qua, l'ha fatto perfettamente, cioè, come potete vedere, ne potete fare veramente tanti, facciamone uno tranquillamente anche all'indietro, così completiamo tutto, tutto, ed ecco qui, che anche le acrobazie vengono fatte in tutta autonomia, abbastanza sicurezza, vi ripeto, questo è un ambiente molto molto stretto, per cui è chiaro che capacimo, capo e coccolosi, però, diciamo, è a mio avviso molto molto divertente, cioè a me mi pareva, cioè, io mi sto divertendo, non ve lo darei, però voglio fare questa iniziativa, spero che gradiate. Bene, insomma, concludendo, cosa dire? Diciamo che questo video nasce più per gioco, più per dare un'iniziativa, quindi avviare questo giveaway, anche perché, diciamo, il drone è più dell'esperienza, come funziona, e se ci si diverte, vi garantisco che ci si diverte, non volevo protrarmi più di tanto. È chiaro che se nella sua semplicità darlo a un bambino per che magari si appassiona, cioè magari con i vari DJI, con droni che costano molto tanto, iniziare con questo piccolo giocattolino manuale, perché sostanzialmente non abbiamo tanti controlli, però riesce tranquillamente a farci prendere dimestichezza con quelli che sono il mondo dei droni, in tutta sicurezza, perché come avete avuto modo di dire, c'è tutto un comparto atto a non creare danni. Come ho detto, tra i difetti, perché io voglio improntare i video per quanto riguarda sia i pregi che i difetti, perché al di là delle caratteristiche tecniche, al di là del fatto che ci siano magari delle peculiarità interessanti, la cosa principale secondo me nei video è evidenziare i difetti, e il difetto di questo piccolo drone, l'unico difetto che ho riscontrato per la fascia di prezzo, per la categoria, per quello per il quale, per che è stato, insomma, il motivo per cui è stato pensato, secondo me sono i sensori, che sono sì una bella idea, ma non funzionano benissimo negli ambienti molto stretti, come avete avuto modo di vedere nel YouTube Carla Flipper. Bene, insomma, detto questo, non mi resta altro che salutarvi, e mi raccomando, partecipate a questo concorso dove potete vincerlo. Per qualsiasi altro commento, ovviamente metterò il link in descrizione qualora vogliate acquistarlo, a prescindere da concorso. E spero che anche per oggi sia stato utile. Insomma, è stato un piacere, pazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!